tempo. Sì, certo che è il primo tiro che facciamo durante la partita, quindi dobbiamo non avere paura, non avere timore. Wow! Grande passaggio. Riuscito ad entrare in partita in questi primi 5 minuti. Angiolini dall'altra parte, bella la palla per l'ala, va alla conclusione e realizza. L'ala mancia. Si vede qua nel tiro, è molto molto poco sicura e questo si vede nel risultato. Mamma mia, bravo bravo. Ancora Sperti a realizzare. Versakov per Bonassi, Bonassi, Bartoli, ancora Bonassi, va la conclusione, Bonassi dai 10 metri. Bene. Ancora Voljuvac, decisamente il migliore dei suoi. Versakov, buona per l'ala, la conclusione a pallonetto in rete di Bartoli. Terzo gol per Rubiera, 8-3 il punteggio. Angiolini va a terra, fallo in attacco. E poi protesta palesemente Franceschetti, ma non viene sanzionato. Santilli, va il gol. Santilli, Fovio, che non ci molla nonostante i 42 anni di età, e ancora mentre Messina va a realizzare. Passino a sfondo, al passi, e qui invece nessuno sa che cosa ha visto l'arbitro. Molto bene, molto bene. Tranquillo quando la situazione è quella. Direi che per oggi. No, a parte per oggi, anche in generale, purtroppo. Bella la palla in mezzo, bella la palla in mezzo. Prendere con dei tiri da fuori, come in questo caso, come dicevamo prima. Questo è l'unico. Sfortunato Voljuvac. Sì. Blocco irregolare, questa volta non c'è dubbio, ancora la parata di Voljuvac, ancora la parata di Voljuvac. E lui nel campionato di Serie A c'è. Perde Fasano, prova a correre Rubiera, ma rientrano molto bene gli esterni e chiudono la possibilità. Bravo. Palla per Bortolotti che va a realizzare. Giovanardi, la palla per Garau dall'ala, va a concludere, va a realizzare Garau. Anche Fasano toglie il portiere, quindi schiera un giocatore di movimento in più per pareggiare i conti, e proprio va dentro e va a realizzare troppo facilmente in questo caso Jurtembo. C'è sempre l'inferiorità numerica di Rubiera, mentre va a concludere e realizzare Patroncini. Bonassi, ancora Versakovs per Oleari. Oleari, Versakovs va dentro per Bonassi, la conclusione, la rete di Bonassi, decimo gol. E dall'altra parte torna in attacco Fasano con Angiolini. Angiolini attacca centralmente, va a realizzare. La differenza è molto sulla difesa e anche sul fatto che bravo doppio pivot, bravissimo, bravo bravo, molto bravo. È il gioco che dobbiamo perseguire alla morte. L'attacco di Fasano, ancora va dentro con decisione Jurtembo, che negli ultimi decenni si è spostato dai paesi dell'est ai paesi nordici, e dove ormai da una decina d'anni la fanno da padrona. E quindi noi giochiamo sui 12 metri e per noi sarà molto difficile arrivare. Benci va a realizzare nel frattempo, uno contro uno, invece non è stato così. Oleari chiude il palleggio, va dalla parte opposta per Bonassi che va a realizzare. Per Rubiera, 27-16, la palla ancora per la conclusione, la parata di Salati. Esperienza, diciamo così, quindi dobbiamo fare esperienza. Bravo. Va a realizzare Patroncini. Sono troppo lontani, sono troppo lontani.
permettiamo a loro di salire, purtroppo. Bravo. Questo è il problema. Realizza Bortolotti recuperando il pallone. Giovanardi ancora, va via uno contro uno e va a realizzare un bel gol. Ecco, questo è quello che dobbiamo fare. E dobbiamo imparare a gestirci in attacco anche con queste soluzioni. Mentre la palla sotto, ancora la conclusione, ancora il gol. 31 a 22 per la Junior Fasano in attacco. Formazione fasanese. La conclusione in rete da parte di Pugliese. Versaco, bella la palla per l'ala, conclusione di Garau e Vare. Ultimi 15 secondi della partita. Versaco va a realizzare.